Questo programma è offerto da... Oggi ospite all'evento Auge presso il Parlamento europeo sede di Roma. Nuove professioni, nuove qualifiche, Ateneo delle professioni. Cosa pensa del lavoro che svolge l'Auge nella formazione? Beh, sicuramente l'Auge sta svolgendo un lavoro impegnativo e di grande importanza nell'istituire questi corsi di laurea che consentono una diretta immissione nel mondo del lavoro. Oggi parleremo di una professione particolarmente attuale ed importante, che è quella dell'esperto analista finanziario, e l'importanza oggi di questa figura è nota in un periodo di gravissima crisi economica, considerando che a questo corso di laurea ha riconosciuto il livello EQF6, quindi un livello di specializzazione molto molto avanzato, riconosciuto ovviamente nella comunità europea, nei paesi appartenenti alla comunità europea, quindi facilita un percorso anche di riconoscimento di questo titolo all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Sono onorato di essere qui oggi a questo importante evento. E noi valoriamo positivamente il lavoro di Auge e soprattutto la cooperazione che noi abbiamo ricevuto come Ecuador per l'Università d'Ecuador, e con cui Auge ha iniziato un processo di negoziazione per l'intercambio di studenti ecuadoriani all'Italia e studenti italiani all'Ecuador e altri processi di cooperazione. E per questo posso dire che il lavoro di Auge oggi sempre è importantissimo. È una fantastica opportunità per noi all'Ecuador la cooperazione con Auge. Innanzitutto grazie per l'invito, ho apprezzato molto l'apertura dell'Auge per aver voluto coinvolgere le rappresentanze estere. In quanto addetto culturale dell'Ambasciata della Repubblica Araba d'Egitto a Roma, stiamo lavorando anche noi per trovare punti in comune, per rafforzare la collaborazione a livello di formazione per i nostri giovani e anche per poter inserire meglio nel quadro delle qualifiche europee le professioni che possono essere riconosciute qui in Europa. Quindi per noi è una buona occasione per essere qui. Grazie ancora una volta per l'invito. Nous pensons que depuis notre accord avec l'université Auge, et c'est une opportunité pour les jeunes haïtiens de bénéficier des bourses pour venir étudier en Italie. Et cela vraiment, et c'est en collaboration avec l'université Auge qui considère que selon le mot du recteur que c'est un mariage entre les deux entités. En effet, que nous sommes en train de travailler sur beaucoup de projets afin de permettre aux boursiers haïtiens, c'est-à-dire aux bourses accordées à l'université Auge, pour qu'ils puissent venir parfaire leurs connaissances en Italie. Sarà una stazione diplomatica, meglio dire, ma sarà un punto di informazione sia per gli haitiani che per gli italiani. Chiunque vuole entrare, non solo
in attività formative, conoscitive, ma anche per conoscere il paese e anche per lo sviluppo dell'imprenditoria tra i due paesi. Una sorta di unione tra i due paesi. Diciamo che l'Auge ha sposato l'ambasciata, io e lui siamo i due testimoni di questo matrimonio, ci auguriamo che tutto andrà bene, avremo presso l'Auge questo centro di cultura haitiano per sviluppare sempre di più nelle professioni, negli sviluppi e gli investimenti. Penso che il lavoro che svolge Auge sia veramente molto molto importante perché nel mondo moderno la specializzazione è sicuramente importante e quindi il lavoro che svolge Auge è veramente significativo. Io credo anche che l'Accademia, in particolare il professor Catamano, faccia un lavoro eccellente anche nell'individuare nei meandri delle disposizioni normative quelle che possono essere proprio le professioni che non sono valorizzate e quindi lui ha trovato questo sistema per enucleare delle professioni in base alle quali poi ovviamente proporre la specializzazione. E questo secondo me è molto importante perché consente anche a chi magari non ha una laurea magistrale di accedere comunque ad una specializzazione e ad un'attività professionale. Quindi credo che questo sia veramente molto molto importante. Oggi ospite all'evento Auge presso il Parlamento Europeo, sede di Roma, nuove professioni, nuove qualifiche, Ateneo delle professioni. Cosa pensa del lavoro che svolge l'Auge nella formazione? Penso che in generale nel nostro paese la formazione sia la base più solida che possiamo costruire per la nuova classe dirigente, per i giovani che si affacciano al mercato del mondo del lavoro. Penso anche che in considerazione del settore che rappresento, la formazione soprattutto degli aspetti giuridici legati alla gestione dell'emergenza, alla conoscenza delle pubbliche amministrazioni, sono aspetti fondamentali. Credo che il contributo che l'Auge possa dare in questo settore sia importantissimo, da fare come già fate in concertazione con le associazioni di categoria, con gli enti del territorio, con un confronto sempre costante con tutte le parti sociali. Io credo che in un momento storico come questo, con i coinvolgimenti geopolitici, i cambiamenti economici, è fondamentale il lavoro che fa Auge, che cerca di coadiuvare e sostenere tutti i professionisti che necessitano continuamente di corsi di aggiornamento e di formazione ormai essenziali per essere al passo con i tempi. L'Auge svolge una delle attività più, per me, basilari per quello che è il tessuto professionale e il tessuto economico del nostro paese, considerando che si basa sulla formazione e quindi sul dare l'effettiva concretezza e competenza di ogni singolo settore. Noi come Improfin che facciamo finanza e fino ad oggi al di fuori di quelli istituzionali dati da Banca d'Italia delle vere e proprie formazioni come i corsi istituiti dall'Auge fino ad oggi non ne avevamo ancora riscontrati. Quindi è stato sicuramente lodevole e di grande lungimiranza perché riesce a dare anche ad un settore come quello della finanza che è estremamente inflazionato una base di competenza e professionalità e, in modo tale da aprire a nuovi orizzonti anche tutto quello che è la nuova generazione. Thank you.
professioni, nuove qualifiche Ateneo delle professioni. Cosa pensa del lavoro che svolge l'AUGE nella formazione? Decisamente encomiabile. L'AUGE è al passo con i tempi, tutto evolve, quindi anche le professioni. Io in particolare rappresento un'associazione di giornalisti liberi professionisti e anche l'informazione evolve e ci vogliono degli strumenti per adattare, diciamo, chi vuole fare questa professione alle esigenze del momento. Questo è molto importante. Credo che AUGE abbia un ruolo cardine, importante in questo, vuol dire tenere le professioni al passo con i tempi. Oltretutto so che ci sono delle persone molto titolate che collaborano con AUGE e io sono felice di presenziare quest'oggi alla manifestazione indetta qui presso il Parlamento europeo dall'istituto, dall'Accademia AUGE. Ringrazio tutti voi per avermi invitato. Io penso che sia un lavoro eccellente proprio perché in linea con la mia piattaforma TV in streaming, Oltremodo TV. In quanto l'Accademia AUGE diciamo che sconfigge i vecchi modi di insegnare standard e stantì, ma dà proprio innovazione dando attraverso la formazione informazione e attraverso l'informazione formazione. Quindi è un'università, un'accademia diciamo internazionale che stravolge fortunatamente diciamo i vecchi meccanismi stantì e dà novità, movimento e veramente cultura e conoscenza in tutto il mondo. Quindi sono onorata di aver partecipato a questo evento incredibile di AUGE, ma AUGE è così, AUGE organizza tantissimi incontri proprio per divulgare questo messaggio di modernità. Viva la modernità! La modernità fa crescere se fatto in modo intelligente come AUGE. Cosa pensa del lavoro che svolge l'AUGE nella formazione? Ma io da quello che vedo e da tutta una serie di considerazioni e valutazioni che sono state fatte oggi dai vari relatori, tra cui il sottoscritto, ritengo che il lavoro dell'AUGE sia un lavoro egregio e abbia un taglio pratico, determinato soprattutto dal fatto che si va un po' a sostituire a quello che una volta era l'apprendistato. Il taglio pratico concreto è finalizzato ad inserire gli studenti direttamente nel mondo del lavoro, cercando di spacchettare ancora di più le specializzazioni. Oggi abbiamo trattato per esempio dell'analista finanziario, per tante fattispecie, per tante problematiche non è più sufficiente come una volta rivolgersi a professionisti di carattere generico che può essere un avvocato o un commercialista, vanno create delle figure professionali molto più specifiche e l'analista finanziario può costituire quell'ibrido che va ad incidere favorevolmente ovviamente su questo tipo di situazioni, atte ovviamente ad aiutare, a sostenere e a consigliare il cliente che ha determinate problematiche da risolvere. Quindi l'AUGE offre
dei percorsi formativi, non solo ovviamente in ambito giuridico e economico, ma in tante varie arti dello scibile umano, che possano aiutare e che possano sostenere uno studente, consentendogli di entrare direttamente nel mondo del lavoro. Professore Catapano, da poco si sono conclusi i lavori di questa giornata divisa in due sezioni qui alla sede del Parlamento europeo in Roma. Si è parlato molto di queste nuove figure professionali, spendibili in alcuni territori, in alcuni territori no. Si è parlato dell'auge, l'auge è l'ateneo delle professioni. Noi, la nostra bandiera, qual è? Le professioni EQF, le qualifiche professionali, le nuove realtà professionali che si introducono bene nel nostro sistema italiano. Auge è una realtà che esiste oggi a Roma, presso la sede del Parlamento europeo, ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato della figura dell'analista finanziario, una figura importante, una figura che, se vogliamo, è indispensabile per tutto quello che riguarda certificazione dei bilanci, certificazione di poter accedere al credito, certificazioni patrimoniali. Tutto questo è una figura, è una qualifica professionale riconosciuta che ha auge, oggi propaganda e presenta ed ha presentato al Parlamento europeo. Non solo questo, anche perito fiscale, giurista d'impresa, e a seguire tutte quelle che sono le qualifiche professionali che si inseriscono bene nell'ordinamento non europeo, nell'ordinamento delle lauree internazionali, perché auge è anche una laurea internazionale. Grazie ai contatti, grazie alle collaborazioni, grazie alle convenzioni, ai contratti sottoscritti con i paesi stranieri, non per ultimo Haiti, abbiamo sottoscritto un importante contratto, con la novità che abbiamo sentito tutti dell'ambasciatore pubblicamente aperto presso le nostre sedi, una sede diplomatica della rappresentanza culturale haitiana in Italia presso le sedi AUGE. Oggi AUGE, ateneo, ateneo delle professioni, ateneo in convenzione con le imprese, perché dà titolo di studio, qualifica professionale e avviamento al lavoro. È anche laurea europea, ma ancora di più è anche sede diplomatica di arte e cultura di Haiti. Questo è un progetto che mi vanto, mi onoro, ho l'onere di rappresentare e di portare avanti con un grido. AUGE è una realtà nuova del sistema di fare informazione e, come diciamo sempre, informiamo per formare. Il nostro titolo ti porta al lavoro. Bene, io ringrazio il professore Catapano, nonché rettore dell'Accademia AUGE, qui dalla sede del Parlamento in Roma. Per il momento è tutto, magari in chiusura qualche altro appuntamento? Sicuramente ci incontreremo il primo febbraio ci incontreremo per un importante evento, Comunicare l'Europa, dove noi siamo sponsor da sempre di questo importante premio. Vi aspettiamo tutti il primo di febbraio, e il 23 febbraio faremo l'inaugurazione dell'anno accademico con l'AUGE. Bene, seguite i contatti dell'Accademia AUGE e ad maiora, questa parola a lei le piace? Sempre. Ad maiora, grazie. Allora.